Regini, il tuo cuore verde. 40 anni di esperienza e professionalità ti attendono nel nostro garden. 7 reparti specializzati per ogni esigenza. Creiamo il tuo habitat naturale con magnifici giardini. Rendiamo indimenticabile con i nostri allestimenti il tuo giorno speciale. Regini, località Chiaruccia di Fano. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Vicino a te. Vicino a te. Vicino a te. Vicino a te. Farmacie comunali di Fano. Vicino a te. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è. Tornati alla parafarmacia bellissima in via Roma a Fano, perché abbiamo un'altra puntata sulla bellezza e sul benessere. Andiamo subito ad incontrare il direttore Fulvio Urani, che ci sta aspettando. Quindi andiamo subito ad incontrare Fulvio Urani, che ci sta aspettando. Fulvio, che cosa sta facendo qua? Come cosa sta facendo? In effetti, Feli, mi togli? Sì. Grazie. Allora, quello che avete appena visto è un casco che esercita un'azione di fotostimolazione. Cosa significa? Significa che questa luce, che viene irradiata in caso specifico sul cuoio capelluto, favorisce diciamo, la ricrescita di capelli, e quindi è a favore del rifoltimento. Abbiamo quindi scoperto il segreto di questa chioma folta che vediamo ormai da diverse puntate. Allora, sì, forse è un segreto, ma intanto è una questione genetica, ma comunque io a scanso di equivoci ogni cambio stagione utilizzo la fotostimolazione, che di per sé è già efficace per diciamo così, per la ricrescita. E dal nostro laboratorio galenico, poi lì il segreto, il trucco, mi faccio anche preparare una lozione di minoxidil che aggiunta alla fotostimolazione ha un effetto efficace, effettivamente. Non è necessaria, però insomma aiuta. Tra l'altro io volevo dire, si può lavorare in questo modo anche sulla prevenzione? Sulla prevenzione è senz'altro prevenzione, perché è inutile intervenire quando ormai l'alopecia è a uno stato avanzato, oppure, ritorno al discorso genetico, purtroppo sulla calvizie, insomma, lo sappiamo tutti che in realtà non ci sono problemi, non ci sono soluzioni. E come diceva quella persona, l'uomo più ricco del mondo è calvo, quindi non è questione di interventi. Quindi Fulvio, in questa puntata di che cosa parleremo? Oggi parliamo della tecnologia, ovvero le macchine che possono aiutare nell'ambito della bellezza e del benessere, e che man mano noi di bellissima stiamo acquisendo. Quindi in particolare abbiamo il discorso della fotostimolazione, della quale abbiamo già accennato. Poi abbiamo radiofrequenza, poi abbiamo una cosa molto simpatica, cioè è un ecografo che praticamente mette in evidenza, ahimè, anche lo stato di grasso, ma non solo, ovvero fa un'ecografia adipometrica, che è molto molto interessante, perché se abbiamo qualche problema
e vogliamo affrontare, non so, un percorso di ginnastica, palestra o una dieta, cosa possiamo fare? Facciamo questa ecografia nella quale perfettamente si riconoscono i vari strati, abbiamo lo strato nemico, sappiamo qual è, e andiamo avanti un mese, due mesi con quello che noi abbiamo progettato, programmato, dopodiché facciamo un riscontro obiettivo proprio a livello di misura. E poi Francesca vi parlerà di questo. Infine ci sarà Alessandra che è una fisioterapista, che presenterà la propria macchina, che è un laser di ultima generazione, molto efficace, sia diciamo sul discorso dei dolori, ma anche nel discorso benessere, quindi si lega nel contesto completo di quello che noi qui possiamo offrire. A chi lasciamo il posto in poltrona adesso? Il posto subito qua, continuiamo con la fotostimolazione, che oltre al caschetto che abbiamo visto presenterà delle maschere molto efficaci. E noi adesso abbiamo Francesca che ci spiega che tipo di trattamento sta per fare. Young again, cioè ancora giovane, di nuovo giovane, come mai? Esatto, questo apparecchio si chiama appunto Young Again, è un apparecchio di biofotostimolazione. Cosa significa? E questo partiamo dal presupposto appunto che la nostra pelle contiene dei recettori che assorbono la luce. A seconda della lunghezza d'onda della luce diciamo trasmessa, si attivano delle stimolazioni chimiche, no? dei meccanismi biologici, diciamo. Quindi noi con questo apparecchio proiettiamo questa luce selettiva che va proprio a potenziare le cellule, aumentando la produzione di collagene e di elastina, e quindi dando proprio un effetto proprio di fotoringiovanimento. Viene proprio avviato il fotoringiovanimento, quindi la pelle appare subito più giovane, più luminosa e più distesa. Come dicevamo per altri trattamenti, è vero, è efficace il macchinario nei trattamenti d'urto, ma anche in quelli preventivi. Esattamente, inoltre questo macchinario può essere utilizzato sia da solo, quindi con sedute diciamo singole, senza prodotto, diciamo, perché il trattamento funziona ugualmente, che come potenziamento ai trattamenti che facciamo in cabina, perché oltre appunto a dare questa stimolazione cellulare, veicola anche molto il prodotto che utilizziamo durante i trattamenti. Abbiamo tre tipi di maschere a disposizione. Quindi una maschera che va a trattare l'anti-age, quindi il problema delle rughe, un'altra che va ad aiutare appunto la tonificazione del tessuto, e un'altra appunto che addirittura può servire a eliminare qualche piccola problematica delle pelli impure. E infine abbiamo il caschetto che diceva prima Fulvio, che invece va applicato sul cuoio capelluto, che va ad agire sull'anticaduta ma anche sul rinfoltimento proprio del cuoio capelluto. Cambiamo cabina e cambiamo intervento. Siamo con Elisabetta, che è specialista in radiofrequenza. È inevitabile chiedere che cos'è la radiofrequenza, a cosa serve. Certo, dunque noi abbiamo questo macchinario che è la Velvet Skin, che praticamente sfrutta l'energia termica del sistema di trasferimento della radiofrequenza. Questo vuol dire che mi va a provocare un riscaldamento profondo a livello del derma, andando a contrarre e quindi a distendere le fibre di collagene con un effetto tensorio immediato, e a stimolare i fibroblasti nella produzione di elastina, collagene e acido ialuronico. I risultati, quelli che si vedono, quali sono? Allora, i risultati che si vedono sono una tonicità del viso, quindi un rimodellamento anche dell'ovale del viso, una distensione delle rughe nasolabiali, perioculari, le zampette di gallina, e quindi un miglioramento comunque di tutto il tessuto. Questo trattamento può essere eseguito non solamente sul viso? No, si può eseguire anche sul corpo, con un effetto tonificante, laddove ci sono state anche tipo gravidanze, quindi sull'addome, oppure dei dimagrimenti, e quindi c'è stato comunque uno svuotamento del tessuto. Noi andiamo con la radiofrequenza a tonificare il tutto. E inoltre si può fare anche sul cellulite, su una cellulite di tipo adematoso, una cellulite
che è il primo livello, con un effetto drenante, quindi sull'effetto cosiddetto buccia d'arancia si va proprio a ricompattare la pelle, il tessuto. Sta per arrivare l'estate, come sempre in questo periodo si pensa a qualche chiletto in più. Noi abbiamo uno strumento che serve a misurare proprio la massa grassa, che è l'adipometro. Ce lo spiega come funziona Francesca, che è una biologa nutrizionista. Francesca, allora, questo macchinario anche temuto dalle donne un po'. Anche dagli uomini è temuto, però, non solo dalle donne. È uno strumento innovativo, serve principalmente per misurare lo strato adiposo e serve anche a me per analizzare la composizione corporea, quindi importante sotto diversi aspetti. Utilizza la tecnologia ad ultrasuoni, quindi non fa male, non brucia, non è invasivo, e questo è sempre importante dirlo, ed ha quindi una, funziona proprio come un ecografo, dà quindi una misura diretta, cioè non faccio calcoli, formule, non ipotizzo, vedo esattamente quant'è la massa grassa, quindi il tessuto adiposo sia superficiale che profondo, e vedo anche la massa magra, quindi il muscolo. Quindi si può utilizzare in diversi ambiti questo macchinario, sia per le persone che vogliono tornare in forma, soprattutto in questo periodo dell'anno, e quindi affrontano un regime alimentare ipocalorico per perdere peso, ma serve anche per esempio a sportivi o ad atleti, perché se si vuole andare ad aumentare la massa muscolare in una determinata fascia, con l'adipometro si può fare anche una valutazione del muscolo, ed è una valutazione vera e propria, diretta, come dicevo prima, perché si misura. Quindi lei si misura con questo strumento scientifico appunto la massa grassa e poi apporta dei correttivi nell'alimentazione, ovviamente. Sì, nell'alimentazione e anche nell'attività fisica. Arriviamo quindi all'ultima tecnologia e lo facciamo insieme ad una massofisioterapista che è Alessandra. Che cosa presentiamo e che cosa serve questo apparecchio? E dunque oggi presentiamo il Laser Cube, che è un laser per uso fisioterapico, è un apparecchio tecnologicamente molto avanzato, un laser di ultimissima generazione, può essere utilizzato da solo oppure rientrare in un programma, diciamo, in un programma terapeutico più vasto in cui si preveda magari l'utilizzo di altri macchinari con i quali può fare comunque un bel lavoro di sinergia o un lavoro di massoterapia, quindi può essere associato a massaggi, a ginnastica e non ha controindicazioni, quindi cominciamo col dire che è un apparecchio assolutamente non invasivo, non è doloroso, si può percepire un leggero calore e le sedute sono piuttosto brevi, vanno dagli 8 a un massimo di 14-15 minuti, non di più, e può essere utilizzato in tre diverse modalità. La prima è una modalità, ecco, questo è un manipolo che presenta una fibra ottica che ci permette di visualizzare il distretto sul quale andiamo ad operare. E, possiamo utilizzarlo con modalità di irraggiamento costante, quindi un flusso continuo di luce che viene percepito anche come un flusso di calore costante, oppure pulsato, quindi la luce sarà intermittente, o superpulsato, quindi un'intermittenza con una frequenza molto alta. Questo perché? Perché a queste tre diverse modalità corrispondono tre diversi meccanismi di azione dell'apparecchio, quindi una che ha una diversa capacità di penetrazione all'interno del tessuto. Si utilizza come analgesico, quindi antidolorifico, come biostimolante in generale del tessuto, come decontratturante per un effetto del calore che di per sé comunque tende a distendere la muscolatura e come antiflogistico, antinfiammatorio, ecco, questa è la cosa principale. Quindi va bene in tutti quegli stati dolorosi, sia acuti che cronici, con questo tipo di laser e possiamo invece non solo curare il sintomo, perché sappiamo che insomma il dolore comunque ci segnala un danno tessutale, il dolore, possiamo non solo curare il sintomo ma andare a rimuovere anche la causa, quindi quella che è l'eziologia, l'eziopatogenesi di uno stato doloroso. E
E con tutto lo staff di Bellissima concludiamo questa puntata sulle tecnologie applicabili alla bellezza e al benessere. Io ringrazio ovviamente la Parafarmacia per averci ospitato e i nostri sponsor che ci sostengono, che sono Reverde Regini Garden, Galleria Auchan di Fano, Autoagenzia Buldrighini e Tecnolegno Tavoli e Sedie. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Forza Bellissima! Forza Bellissima. Una produzione Zarri Comunicazione. Regini, il tuo cuore verde. 40 anni di esperienza e professionalità ti attendono nel nostro garden. 7 reparti specializzati per ogni esigenza. Creiamo il tuo habitat naturale con magnifici giardini. Rendiamo indimenticabile con i nostri allestimenti il tuo giorno speciale. Regini, località Chiaruccia di Fano. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Vicino a te, vicino a te, vicino a te, vicino a te. Farmacie comunali di Fano, vicino a te.